La nostra testimonianza di quest'anno in relazione al giorno della memoria è diversa dal solito. Vogliamo infatti parlare di come si costituì quella gigantesca costruzione di post-verità che portò alla giustificazione sulla predominanza assoluta della razza ariana, sottolineando come giuste e ineludibili guerre di occupazione e operazioni di pulizia etnica. Introduzione sui nazionalismi e controllo del passato. Se il partito poteva ficcare le mani nel passato e dire di questo o quell'avvenimento che non era mai accaduto, ciò non era forse ancora più terribile della tortura o della morte? E se tutti quanti accettavano la menzogna imposta dal partito, se tutti i documenti raccontavano la stessa favola, ecco che la menzogna diventava un fatto storico, quindi vera. Chi controlla il passato, diceva lo slogan del partito, controlla il futuro. Chi controlla il presente, controlla il passato. E però il passato, sebbene fosse per sua stessa natura modificabile, non era mai stato modificato. Quel che era vero adesso, lo era da sempre e per sempre. Era semplicissimo, bastava conseguire una serie infinita di vittorie sulla propria memoria. Lo chiamavano controllo della realtà. Giorno dopo giorno, anzi quasi minuto dopo minuto, il passato veniva aggiornato in tal modo che si poteva dimostrare, prove documentarie alla mano, che ogni previsione fatta dal partito era stata giusta. Nello stesso tempo non si permetteva che restasse traccia di notizie o opinioni in contrasto con le esigenze del momento. La storia era un palinsesto che poteva essere raschiato e riscritto tutte le volte che si voleva. In nessun caso era possibile, una volta portata a termine l'opera, dimostrare che una qualsiasi falsificazione avesse avuto luogo. L'uso politico della storia e la comunicazione a esso collegata sono un argomento di grande interesse, fondendosi con gli intenti propagandistico-nazionalisti. Si può affermare in tal senso che il tempo è una fonte primaria di legittimazione e le discipline storiche non sono sempre un'attività innocente o super partes. Il pericolo è sempre dietro l'angolo. Osserva Francesco Polcaro, in un suo breve ma incisivo intervento su Patria Indipendente, un periodico dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Anche se il mestiere di riscrittore della storia, come nel romanzo 1984 di Orwell, ufficialmente non esiste, è indiscutibilmente vero, come afferma il protagonista di quel romanzo, che chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato. La ricerca non è infatti neutrale, bensì condizionata dalle situazioni politiche ed economiche della società nella quale opera. Pertanto la storia e l'archeologia sono più a rischio di manipolazione di altre discipline, occupandosi di processi formativi delle società stesse. Al di là del facile caso della recente distruzione del patrimonio archeologico perpetrata dall'ISIS, con scopi religiosi ma anche di cancellazione della storia, negli anni 90 del secolo scorso, per esempio, la manipolazione dell'archeologia e della storia hanno coinvolto e in parte ancora coinvolgono le nazioni emerse dalla caduta dell'Unione Sovietica e dalla disgregazione della Jugoslavia. Per questa via, per esempio, il nazionalismo serbo ha alimentato un odio atavico verso le altre etnie, in particolare croati, musulmani e albanesi. Un odio creato prima dell'inizio delle guerre jugoslave, portando prove anche materiali di come erano le altre nazioni che in realtà odiavano storicamente i serbi. Il passato diverso è stato quindi inventato di sana pianta. Il nazionalismo utilizza politicamente il passato della nazione, attraverso una serie di tappe progressive, riassumibili in tre grandi categorie. Il recupero o la mistificazione del passato nazionale, la sua connotazione come unico, particolare ed esclusivo, il collegamento con il territorio in un legame inscindibile.
sono le basi sulle quali si reinterpreta poi la contemporaneità. Affronterò qui un aspetto particolare della storia dell'archeologia, ovvero la narrazione sull'eroico passato tedesco, svolto attraverso alcune manifestazioni basate sulla cultura materiale. Un caso modello di quel nazionalismo che agisce politicamente sulla nazione, facendone la base di ogni appartenenza e identità politica. L'elaborazione di eventi e tradizioni astoriche, ma con natura rituale o simbolica, tramite i quali il potere ottiene il controllo sociale. Dei valori e modelli di comportamento che creano un filo diretto e vivo con il passato. Parleremo pertanto di cosa accadde tra il XIX e XX secolo in Germania, dove, attraverso un percorso fatto di varie e progressive tappe, in nome della superiorità della razza, si giustificarono conquiste territoriali e pulizie etniche. Tappe che si riassumono in la costruzione dei monumenti del passato eroico, misticismo e ritorno all'antico, manipolazione di arte e di scienza, impiego mirato e unidirezionale dell'archeologia, falsificazione della storia, la propaganda sistematica. Dall'Ottocento alla Prima Guerra Mondiale, creazione di figure eroiche tedesche. Noi facciamo il nostro dovere, noi monumenti, né più né meno. Ma lei mi stupisce, Franklin. È la stufa più intelligente che io abbia mai visto. Ma come va la cosa? Lei è solo una stufa oppure un monumento? Quante cose vuol sapere lei? Non le è noto che l'uomo è l'unica specie che attribuisce un senso alle cose? Per l'intera natura una quercia, il vento, il fuoco. Per l'uomo invece tutto è altro. Tutto ha un senso, tutto è un riferimento. Tutto per l'uomo è sacro, tutto è simbolo. Un omicidio è un'impresa eroica, un'epidemia, il dito di Dio, è una guerra, è un'evoluzione. Come potrebbe una stufa essere solo una stufa? No, anche una stufa è un simbolo, è un monumento, è una dichiarazione. E per questo la si ama, per questo le si porta rispetto, per questo ha ornamenti e sportelli, per questo non vede in quel po' di caldo la sua unica finalità. E perciò si chiama Franklin. Il lungo percorso tedesco affonda le radici più solide nell'Ottocento, con la costruzione dei concetti di nazione e di popolo, con purezza di lingua e di razza. Il popolo per antonomasia, con il destino di guidare il mondo, un ruolo centrale nella storia testimoniato dal suo passato illustre, nonostante un'unità statale ancora da realizzarsi, e poi seguita con Bismarck e il Kaiser Guglielmo II. Nell'Ottocento ebbe inizio la caratterizzazione del territorio, operando con la costruzione di una serie di monumenti destinati a meravigliare e destare orgoglio nel popolo. La loro magnificenza doveva essere pari a quella della nazione e instaurare un chiaro culto degli avi, la costruzione di una memoria culturale di potenza e di unità. Forme centrali di identificazione collettiva che, affrontando l'antico e le proprie presunte radici storiche, arrivavano a riconnettersi nell'attuale tramite un netto percorso simbolico. D'altronde, anche esponenti della storiografia ufficiale giustificavano questo atteggiamento, come Heinrich von Sybel, sostenitore convinto del movimento liberale nazionale e di una missione politica dello storico, che affermava: una nazione che non riesce a continuare a vivere con il suo passato è il più vicino possibile a essiccarsi, come un albero con radici irrecise. Siamo oggi quello che eravamo ieri. Sono riconoscibili alcuni elementi importanti della retorica tedesca, che perdureranno in parte anche sotto il nazismo. Innanzitutto quella visione idealizzata della preistoria germanica e l'orgoglio nazionale relativo agli antichi tedeschi, che trovò una prima esternazione nel mastodontico monumento
una statua alta 26,57 m con un basamento di 26,89 m, dedicato al cherusco Arminius, germanizzato in Erma. Fu proposto come simbolo dell'unificazione nazionale, circondandolo di un'area da padre della patria, poiché aveva unito le tribù e salvato la Germania libera dalla potenza romana. Il monumento ad Arminio, da cui la realizzazione iniziò nel 1838 e terminò nel 1875, sacralizzava il luogo della battaglia di Teutoburgo e la sconfitta delle legioni romane di Varo. La spada puntata verso l'alto, lunga ben 7 metri e pesante 550 kg, reca la scritta: «Unità tedesca, la mia forza, il potere della Germania». È uno degli esempi più chiari in cui viene creata un'identità nazionale così strettamente legata all'antico passato. Il monumento, terminato 4 anni dopo la raggiunta unità, materializzava alla perfezione il fattore dell'antichità come segno di stirpe comune. Prima dell'unificazione, i tedeschi come Stato non esistevano e la storia della Germania stessa non era una realtà. Per costruire uno Stato-nazione, una nuova collettività, era indispensabile costruire una nuova memoria nella quale potersi identificare. Al culto dei molti antenati eroici, testimoniando la grandezza tedesca e la ricerca delle radici comuni, si riferisce anche il Valhalla, monumento neoclassicista costruito tra il 1830 e il 1842 a Ratisbona, seguendo il modello dell'Acropoli di Atene, voluto da Ludwig I di Baviera. Fu realizzato per ospitare busti e tavole commemorative dei personaggi più importanti della storia della cultura della Germania. C'erano 96 busti e 64 tavole commemorative alla sua inaugurazione. Ancora Ludwig I si devono poi il Pantheon bavarese della fama, edificio a tre ali con colonne a capitelli dorici a Monaco di Baviera, la Sala della Liberazione, costruita sul monte Michelsberg, che sovrasta la città di Kelheim, per commemorare la vittoria su Napoleone nella guerra del 1813-1815. Con le stesse finalità, tra 1870 e 1880, venne edificato il monumento di Niederwald, in Assia, per celebrare l'unificazione della Germania e la costituzione dell'impero tedesco dopo il conflitto franco-prussiano. La statua della Vittoria, alta 38 metri, reca alla base la scritta «In memoria dell'unanime vittoriosa rinascita del popolo tedesco e della reistituzione dell'impero tedesco 1870-1871». Infine, particolare ma sempre sulla stessa linea, è il monumento equestre al Kaiser Guglielmo I al Deutsches Eck di Koblenz, alla lettera angolo tedesco, costruito come un memoriale in onore dell'imperatore, nelle forme e nella sua ubicazione portava con sé il messaggio dell'autodeterminazione e la descrizione dei tedeschi sullo stato in cui desideravano vivere, i valori e le fondamenta che volevano, oltre che l'immagine di ciò che era la nazione. Dunque, la nazione aveva i suoi simboli ben delineati, ma non tutte le persone in quegli anni di comunicazione e collegamenti pratici più difficoltosi al confronto di oggi potevano visitarli direttamente. Il compito di diffondere informazioni su tali monumenti fu assolto dalla stampa popolare, un vero e proprio strumento di narrazione molto diffuso peraltro tra le masse. I giornali e le riviste, tra le quali Die Gartenlaube, foglio illustrato per le famiglie, la più letta del suo tempo anche a livello internazionale, scrivevano servizi sull'inaugurazione dei monumenti e continuavano a raccontarli nel tempo. Un impatto comunicativo che è stato stimato su milioni di persone. Ai monumenti iniziò ad affiancarsi la costruzione di contenuti destinati a rinforzare il concetto di patrimonio nazionale e della sua necessaria conservazione. Un processo in cui furono attive protagoniste
le tante società antiquarie esistenti e che la critica contemporanea ha letto come un sottoprodotto dell'entusiasmo delle società stesse per il passato remoto, esprimendo la loro personale coscienza del monumento. Si costituì quindi la rete dei grandi musei, come il Museo Nazionale Germanico a Norimberga del 1852, dichiaratamente con l'obiettivo di rafforzare il sentimento di identità nazionale, mostrando lo sviluppo storico e la continuità. In definitiva, monumento, patrimonio e conservazione si sono rivelati essere forme centrali di identificazione collettiva. Il nazionalismo intervenne anche sul tema educativo dell'impero, portando grandi cambiamenti nell'insegnamento della storia antica, con sempre più voci insistenti nel richiedere programmi centrati sul passato tedesco, secondo una domanda nazionale di glorificazione degli antenati germanici, insieme a proteste che esprimevano una generale insofferenza per i risultati di ricerche storiche e archeologiche sull'influenza di culture straniere e, in modo specifico, quella romana. Gli archeologi che lavorarono in tale direzione furono screditati in seguito definendoli Romling, romani, nel senso di cristiani o papisti. Sviluppo del pangermanesimo. Da molto tempo le presunte dottrine scientifiche del pangermanesimo, sulle quali pesa forse la maggiore responsabilità di questo pauroso ritorno alla più oscura barbarie, si stanno elaborando nelle università e nelle scuole prima di affermarsi con le armi. Le razze latine hanno commesso la colpa di non richiamare prima d'ora un'attenzione bastevole su questa idea, che è già da tempo profondamente radicata nella mentalità germanica, che il mondo intero debba diventare cliente del lavoro tedesco e che nessuna impresa sia al di sopra delle forze materiali e morali del popolo tedesco. L'insufficiente nozione del vero significato di questa idea allo scoppiare della guerra ha fatto chiedere a molti uomini di senno quale motivo avesse l'impero germanico di scatenare un siffatto cataclisma mentre godeva di una prosperità materiale e di un prestigio morale senza precedenti. Ma lo scopo c'era e consisteva nella realizzazione del sogno antico accarezzato dai maggiori pensatori e fomentato dai più eminenti scrittori tedeschi. L'egemonia universale e il dominio della razza germanica sulle razze celto-latine, riguardate come razze decadenti e ritardatarie e come tali immeritevoli di sopravvivere. Con la fondazione dell'impero tedesco, lo slancio e l'entusiasmo portarono sempre più alla luce il sentimento pangermanista e lo sviluppo di un movimento transnazionale, il Volkisch, che comprendeva, oltre a membri di partiti politici, molte associazioni tedesche antisemite e razziste, e quindi antislave, antirom, anticattolico romano, accomunate dal nazionalismo etnico nell'impero tedesco e in Austria-Ungheria. I suoi componenti appartenevano soprattutto alla classe media e borghese. Condividevano una visione sincretista del mondo nazionalista, interessi patriottici per il folklore tedesco e la storia locale, con tendenza al neopaganesimo. Erano alla ricerca di un sistema tedesco di valori ideologici che precludesse a uno stato razziale dell'Europa centrale o una confederazione con obiettivi politici pan-germanici. Il movimento, il cui maggior promotore fu l'austriaco Georg von Schönerer, guardava da vicino agli antichi germani. Nel suo populismo antiurbano per il ritorno alla terra, sosteneva la cosiddetta fede eroica degli avi. Arrivò a cambiare anche il calendario cristiano, contando gli anni dalla preistoria teutonica e con i mesi rinominati, introducendo anche una nuova lingua dei segni con rune e svastiche. Le rune rappresentarono una vera e propria ossessione arcana, oltre al fatto di precedere la parola scritta. Propugnava,
per l'intera società, dei codici di condotta dettati dalle fraternità transnazionali tedesche e dall'etica nazionale. Prevedeva autodisciplina, grande moralità e un salutismo che contemplava astinenza, molta attività ginnica e dieta vegetariana. Le donne avrebbero poi dovuto vestirsi semplicemente, con acconciature teutoniche e senza trucco. Prima del matrimonio, le coppie tedesche erano tenute a testare la loro discendenza ariana e la loro salute biologica e dare ai loro figli protestanti nomi di battesimo germanici. Un contesto folle, già maturo per il nazionalsocialismo. Ma sono anni interessanti dal punto di vista della comunicazione, con un primo cambio di soggetto e di scala. Infatti, non vengono costruiti altri grandi monumenti esemplificatori ed evocativi. Si procede invece verso una diffusione maggiormente popolare ed esplicita del recupero delle proprie origini ariane, impiegando mezzi più diretti e popolari, come il ricorso a cartoline postali, manifesti, illustrazioni, dipinti. Si cerca adesso la disseminazione in tutte le fasce sociali, creando un linguaggio delle immagini circostanziato, evocativo e ben definito. Queste realizzazioni mostrano esplicitamente il legame con il mondo germanico antico, attraverso simbolismi o interpretazioni. Ecco dunque comparire cartoline raffiguranti in disegno il monumento ad Arminio e in primo piano la Germania, il cui ritratto è ispirato al monumento di Niederwald, con il titolo 1909, l'unità tedesca, la mia forza. La mia forza, il potere della Germania. Oppure, più o meno contemporanea, la scena con uomini in catene sovrastati da una gigantesca testa di Arminio, con elmo e spada, cioè la parte alta del monumento, e la dicitura Hermann il Liberatore. Ancora più evocative sono le cartoline o i disegni realizzati in stile Volkisch, con scene familiari a sfondo aulico, in cui un antico germano torso nudo, con accenno di caratteristico nodo dei popoli suebi e gonnellino di pelliccia, di fronte allo sguardo trasognato della moglie, consegna una spada al figlioletto di pochi mesi. Inoltre la serie che raffigura i Nibelunghi, dotati di elmi con ali vistose e armature, che è databile intorno al 1900. Anche la cartolina con foto di uomini abbigliati e armati, come guerrieri germani, con lancia, scudo e corno potorio, ritratti in conversazione, mentre uno di essi traccia rune su una grande pietra. Cartolina del 1904. Passando ad altre forme di diffusione, si segnalano poi le raffigurazioni presenti nelle figurine Liebig, inerenti all'antichità germanica, dalle usanze alle scene di vita, dalla caccia agli atti eroici, o i grandi personaggi come Odoacre, colui che pone fine all'impero romano d'Occidente, la cui figura avrà peraltro grande successo in molte altre realizzazioni. Una tipologia comunque di motivi e illustrazioni che trova ampia diffusione in molta pubblicistica del tempo. Emergono anche personalità artistiche importanti, come Fidus, l'idee volchiste, teosofista e neopagano, teso a una religione di armonia fra natura e corpo, con prototipi ariani e contro la civiltà occidentale, rea, a suo avviso, di aver snaturato l'anima germanica. Senza dimenticare la forza prorompente dei quadri firmati da Jovanovic nel 1899, come Furor Teutonicus, o la Battaglia di Varo di Otto Albert Koch del 1909. Non ultimo anche il pittore Fritz Erler, noto come autore di manifesti propagandistici tedeschi durante la Prima Guerra Mondiale, con lavori contenenti immagini idilliache riferite alla preistoria germanica, in cui sono presenti antiche capanne, scene di lavoro nei campi e guerrieri.
A livello popolare, le tante rievocazioni e rappresentazioni teatrali all'aperto della vittoria di Arminio a Teutoburgo, durate per anni.